relativamente veloci. Relativamente veloci. Chi c'era prima? Si era preoccupato lui. Ma sì, no, cioè, ripetendo quello, sei preoccupato anche per queste riforme costituzionali, magari cosa ne pensa, anche visto che sono piuttosto, insomma, pesanti, anche nel senso della Camera delle Regioni, del Senato trasformato, abolito, insomma, di nominati. Noi siamo spaventatissimi, per esempio, non so, però. Le raccogliamo così. Prego. Allora, intanto il presidente Libertà e Giustizia, c'è un buon terzo dei nostri soci qui che è molto presente, anche lui, Pietro e tanti altri. Ma io domanda è veloce, ma non so quanto tempo ci impiegherà a rispondere. Visto che un membro della direzione deve salire sulle spalle del pontefice per predicare e farsi sentire, che sta succedendo o che è già successo all'interno del PD? Quando dici noi a sinistra, sinistra? Perché viene spontaneo, quello che sta succedendo è una mutazione inspiegabile, culturale, ideologica, di ogni tipo. Le cose che stanno succedendo, noi adesso il 4 faremo un incontro sulle riforme del Senato e dell'elettorale, ma siamo sempre in ritardo su quello che sta succedendo, perché adesso questa delega richiesta dal governo per cambiare il senso sul lavoro richiederebbe un'altra, e anzi forse te la proporremo perché la faremo subito dopo a questo punto. Ma che sta succedendo? Perché non ci stiamo dietro. E io sono un elettore del PD e dentro il mio gruppo sono considerato uno del PD di destra. No, di destra sono considerato. E non mi ci raccapezzo più. Sì. Allora c'era. Prego. Io? Sì. Le volevo porre una domanda da studente di economia, visto che ha parlato, diciamo, di questo. Non è il caso di affrontare in un discorso politico di sinistra il nodo cruciale relativo al fatto che per 20 anni le persone che si credono di sinistra pensano in termini di destra, in termini economici, cioè il fatto per esempio che tagliare non è di sinistra, che l'inflazione non è il peggiore dei mali, che il debito pubblico non è il peggiore dei mali, e comunque il fatto che la moneta euro non sia una moneta neutrale, nel senso che sia una moneta fondamentalmente reazionaria alla proposizione. Dietro, bravo, l'insegnante di economia, bravo. Prego. Allora, in passato c'è stata una relazione tra gold standard e la disoccupazione. È sempre stata una relazione, diciamo, disoccupazione moneta, diciamo, questa è sempre stata una teoria sempre risultata da altri economisti, no? Quindi l'espansione della massa monetaria, una volta costituita dall'oro, diciamo, c'era più occupazione. Quando la massa monetaria si restringeva, c'era più disoccupazione. Adesso con l'euro, che io non critico assolutamente, c'è una relazione con peso accento, visto che c'era più qualche suo collega parla di investimenti e prende ad esempio gli Stati Uniti e il Giappone, che hanno praticamente stampato miliardi di dollari e di yen e hanno messo in mercato, sul mercato, una massa monetaria e hanno risolto il problema. Visto che noi probabilmente non possiamo farlo, faccio una domanda un pochino più pragmatica e più terra terra, ma di questi giorni. Si sta paventando un aumento dell'IVA dal 4 al 15% per i generi alimentari e dal 10% gli altri articoli, fermi restando i prodotti di lusso al 21%. Ecco, io dico, a questo punto, visto che da quando abbiamo cominciato questa riunione hanno già chiuso in senso generale una decina di negozi, quindi calcoliamo una media di 100-150 negozi al giorno, quindi questi sono dati che lei conosce perfettamente, io dico, di fronte a questa ipotesi di aumento dell'IVA, si chiedono investimenti agli operatori. Ma di fronte a questo vuol dire che si creerà una tensione sociale non facile. Le antenne noi sentiamo, qui ho anche il collega vice segretario, quindi sentiamo quello che sta succedendo, un aumento di questo genere vuol dire bloccare e mettere in ginocchio il paese, e anche un pericolo dal punto di vista della sicurezza, perché a questo punto lei diceva uno è senza lavoro, cioè cosa fa? Come fai ad investire con una tassazione reale che oramai siamo arrivati al 60%?
che cosa possiamo fare? Cioè, allora io chiedo, l'ho anche chiesto ad altri, il PD di fronte a questa richiesta che viene dall'Europa, d'accordo, mi pare di capire che non ci sia niente di sicuro, però lei mi insegna che più se ne parla e tutti ne stanno parlando a livello giornalistico, a livello di colleghi della stampa in Senato, eccetera, io ne ho già sentiti parecchi, va a finire che a forza di dai e dai, tanto tu no, tu no, che alla fine ti ho. Ecco, vorrei sapere il comportamento suo nei confronti di questa terribile ipotesi. Ecco, ci sono ancora due o tre domande, le raccogliamo ancora, grazie alla signora e altre due signore. Chiudiamo con le signore. Chi di voi tre? Prego. Posso? Allora, mi rifaccio ad alcuni interventi precedenti. Quali possono essere gli strumenti di lotta politica? Abbiamo visto che all'interno dei partiti la trasmissione dalla base al vertice è molto difficoltosa. La dottrina sociale della Chiesa su questo non propone dei modelli, diciamo, particolarmente agguerriti. Insomma, una delle vecchie differenze in materia di disputa era proprio la questione della lotta di classe oppure l'autorevolezza delle fonti ecclesiastiche, delle encicliche papali. Come si può diciamo, gestire questa situazione che porta un 99% della popolazione contrapporsi a un 1% che è invisibile ma in realtà è pervasivo dei mass media, delle agende politiche e quant'altro. Io volevo dire, hai parlato prima del vero obiettivo che c'è dietro questa manovra, che è la svalutazione del lavoro come realtà fondativa dell'Italia repubblicana e la capacità negoziale dei lavoratori, che già peraltro è molto, molto arretrata, perché abbiamo anche già digerito la riforma sul mercato del lavoro 3-4 anni fa, quindi sarebbe veramente il colpo definitivo all'Italia, appunto, come diceva la signora, dei manuali più belli, secondo me, d'Europa sul diritto del lavoro. Ecco, io parlo come persona che ha anche frequentato le sezioni fino al PDS, dico la verità, non oltre. C'è un inganno nei confronti degli elettori che si sono ritrovati anche nel PD, tante persone anziane che hanno votato per Renzi, che continuano a credere che in tutto questo papocchio ci sia qualcosa di naturale, perché non è facile entrare nel sistema e nelle maglie che ci hai spiegato benissimo e ti ringrazio. Quindi la mia domanda è un po' brutale, cioè capire se ci sarà una resa dei conti e se sarà ridata un'alternativa a quel popolo di sinistra in buona fede. Più che i ritocchi alle deleghe, ai commi. Prego. Io volevo riallacciarmi a due punti che ha trattato Cassina prima, partendo appunto da Papa Francesco e dalle diseguaglianze. Su questa cosa delle diseguaglianze si è sempre riconosciuta la sinistra. Come diceva il ragazzo prima, anche Marcello, questo tema è sparito totalmente dalla cosa. Questo modello è andato in crisi, ma non perché, per qualche motivo, è andato in crisi il modello capitalistico. Lo dice bene Piketty, che il pregio che ha avuto è di criticare il modello non da un punto di vista dell'estrema sinistra, ma siccome la torta non c'è più, non sgocciola più dalle mani dei ricchi, quello che sgocciolava prima, non c'è più da mangiare per tutti, allora non si tollera più questo Stato, quindi è fallito il modello capitalistico. Sappiamo anche che è fallito perché c'è stata una finanziarizzazione dell'economia, che la gente non investe più, preferisce investire in borsa, è difficile fare imprenditore. Infatti ormai non c'è più il problema dei padroni e dei lavoratori, c'è il problema del lavoro che accomuna lavoratori e imprese, c'è il problema della finanza, e questo è un problema mondiale che non possiamo risolvere solo in Italia. Però voglio dire, di quale sinistra stiamo parlando? Non abbiamo in questo momento nessuno che sostiene un modello economico che non sia, anche come regole, come tutto, di tipo capitalistico, perché non c'è, non si capisce nemmeno. Voglio dire, si potrebbe anche fare ripartire l'economia seguendo, come al solito, le regole di tipo capitalistico, e adesso in tutte queste discussioni sul mercato del lavoro, sull'articolo 18, sulla riforma del Senato, distraggono. Sono manovre che distraggono l'opinione pubblica e le persone da quello che è il vero problema. Fare ripartire il lavoro in tutto il mondo vuol dire convincere con i mezzi, con tasse, con le varie, c'erano tante altre proposte, ma non so quanto siano state perseguite, e convincere le persone a reinvestire nell'economia e non a investire nella finanza, mettere dei picchetti.
è difficilissimo perché ovviamente i soldi sono una cosa volatile e non si sa come fare. In più in Italia abbiamo un problema, la burocrazia, il fatto che per avere una concessione edilizia ci vogliono degli anni, il fatto che il costo del lavoro è quello che è per mille motivi, e questo è un problema in più che noi abbiamo nel resto dell'Europa. Ma la vera cosa è un'altra: come far ripartire l'economia? Io sento solo due voci sui giornali che parlano di investimenti pubblici, di manovre neo-keynesiane, come ha fatto anche Obama, che non è certo un pericoloso marxista, negli Stati Uniti. Facciamola ripartire, abbiamo 5.700 comuni su 8.000 a rischio idrogeologico. Che cosa aspettiamo? Che ci venga giù tutta l'Italia per investire in queste cose qua? Abbiamo le scuole che ci cadono e adesso apparentemente tutti i ministri vanno a inaugurare delle scuole per fare cose, è tutta un'operazione di facciata. Io se ripartono gli investimenti pubblici fanno da traino all'economia privata, di che cosa stiamo parlando? Dov'è questa politica di sinistra? Non sento mai parlare di queste cose. Mi piacerebbe. C'è un'ultima e poi... Sì, io ne avrei due velocissime, una è politica e una è economica. Quella politica è tutto il mio sostegno alla battaglia che dovete fare per modificare quello che sta discutendo il Parlamento. Però una storia simile, purtroppo l'abbiamo vista in riferimento al decreto Poletti. E quindi se le cose poi non vengono modificate, perché certamente il governo deve portare in Europa quel testo, io sentivo parlare di dimissioni, cioè voglio dire, te ne vai via tu, se ne vanno gli altri e chi ci va al loro posto? Cioè secondo me dovrebbe lavorare più su una prospettiva, no? La voce, l'exit voice, quella di uscire, penso che paghi poco, ok? Conta più stare dentro, che sia il PD o che sia comunque un partito, è fondamentale. Quindi qual è la prospettiva? Se le risposte che vi danno non vanno nella direzione che voi auspicate. Seconda cosa, tu hai parlato prima del cuneo fiscale e lì io ho qualche dubbio su quello. Perché? Perché sempre vai a ragionare in termini di costo del lavoro. Quindi, è vero che il cuneo fiscale in Italia è più alto di altri paesi, eccetera, ok, sono 6-7 punti percentuali in più, ma anche gli altri paesi fanno politiche per ridurre il cuneo fiscale. Tu hai bisogno per ridurre il cuneo fiscale per gli 80 euro, hai avuto bisogno di 6 miliardi per 8 mesi, ne hai bisogno di 10 per un anno, ma per farlo strutturale non basta. Poi hai l'IRAP da ridurre. Insomma, dove li prendi poi questi soldi a fronte di ridurre il cuneo fiscale? O lo si fa in deficit, oppure se lo fai come taglia la spesa, peggiori lo sa la situazione. Ma la cosa fondamentale, e qui chiudo, è che si va a incidere, per me è un mantra sul cuneo fiscale e il costo del lavoro, è un mantra, perché tu vai a incidere su quello che è il numeratore del costo del lavoro per unità di prodotto, e non incidi su tutte le scelte economiche che sostengono quello che ci sta sotto, cioè la produttività. La nostra produttività in Italia è a crescita zero da metà degli anni 90. Ora tu quella riduzione del cuneo fiscale te la mangi nel giro di 2-3 anni, cioè 10 miliardi, 20 miliardi che ci metti, gli altri paesi con la produttività che hanno, un punto percentuale in più. Noi siamo allo zero, noi investiamo poco in innovazione. Informazione, innovazione di prodotti, innovazione di processo, innovazione organizzativa dentro l'impresa. Queste sono le cose, secondo me, che dovrebbero, e non sono cose che riguardano il mercato del lavoro, sono cose che riguardano le politiche industriali. A me piacerebbe che la sinistra parlasse molto di più di politiche industriali piuttosto che di regole sul mercato del lavoro. Scusate se mi sono andato un po' anche dalle cose, però... Quindi ti lascio questo perché dobbiamo scappare. Sì, cercherò di rispondere rapidamente a tutti i punti che ovviamente meriterebbero ben più tempo. E vediamo a quelli specifici, poi di carattere più economico, poi a quello politico che mi pare, diciamo, con diverse sfaccettature, ma fosse presente in diverse domande. E, sull'euro e la disoccupazione, l'euro adesso, diciamo, l'euro lo interpretiamo da quando è nato come una sorta di gold standard, quindi gli effetti negativi che ha sull'occupazione è perché
diciamo, facciamo tutta una serie di politiche che assumono l'euro come, come gold standard. Però io non sarei per, come dire, accusare l'euro in sé. È come dire, l'impianto di politica economica in cui è scritto l'euro e in cui si è venuto a realizzare l'euro che ha quelle caratteristiche, perché noi potremmo appunto trovare un meccanismo di gestione del debito comune, potremmo avere una banca centrale che, come quella veniva ricordato, degli Stati Uniti o del Regno Unito, sì, del Giappone, fa politiche monetarie molto più aggressive di quelle che ha fatto, ma non solo ora, sin dall'inizio. Potremmo avere un bilancio comune e emettere euro bonds per finanziare investimenti, per fare un po' di politica industriale. Potremmo avere una regolazione. Io credo che questo è un altro tabù di questa sinistra subalterna che dobbiamo ribaltare, è quello di rinunciare alla regolazione dei mercati globali, non solo dei movimenti di capitale, ma anche di merci e servizi. Cioè, non credo che si possa andare avanti così, e non accetto che appena provo a dire che vanno regolati allora sei protezionista. No, non voglio essere protezionista. Uno mi deve spiegare perché è competizione equa la produzione d'acciaio in Europa con standard ambientali, sociali, sindacali, eccetera, e la produzione di acciaio in Cina o in Corea, dove non ci sono standard ambientali, dove non ci sono standard sociali, dove non ci sono standard dei diritti dei lavoratori. È competizione equa? No, io non penso sia competizione equa. Dobbiamo continuare questa concorrenza a ribasso. Quindi non è tanto l'euro, ma è quello che l'euro è uno strumento, la moneta è uno strumento, può essere usata in un modo, aveva per alcuni di noi, non per le destre in Europa, ma per alcuni di noi era una leva politica l'euro, doveva portare all'integrazione politica. È stata poi, anche per colpa nostra della sinistra, perché a un certo punto, vi ricordate, nel 2000 il centro-sinistra governava 12 paesi, 11 paesi su 15, e abbiamo sostanzialmente in ossequio la terza via di Blair, abbiamo pensato che il compito nostro fosse solo quello di togliere lacci e lacciuoli, perché poi il mercato faceva da solo. Sono molto d'accordo con le riflessioni da ultimo che venivano fatte a proposito del cuneo fiscale, della produttività. È evidente che è quello. Mi interessava, nel contesto a cui ho fatto riferimento, segnalare appunto la possibilità di dare un po' di ossigeno all'economia, ma è evidente che il punto è quello. Se noi non affrontiamo appunto produttività, quella boccata d'ossigeno, che è di fatto una svalutazione, no? È una tantum, dopo un periodo anche breve ti viene meno se non affronti i nodi. Però politica industriale, dopo che Bersani è andato via dal ministero nel secondo governo Prodi, è stata completamente abbandonata, non si parla di politica industriale, mentre la ritengo fondamentale. Sugli investimenti, io penso che nella legge di stabilità noi dovremmo allentare per un triennio il patto di stabilità interno, finalizzando le maggiori risorse agli investimenti nella messa in sicurezza delle scuole, del territorio, degli ospedali e quant'altro, perché quello è un volano di crescita, quello fa lavorare le piccole imprese edili che stanno sul territorio e boccheggiano, perché il settore edilizio è crollato del 50%, del 50%. Non boccheggiano più. Sono proprio morte, quelle la maggior parte, so bene, quindi per un triennio, anche andando sopra il 3% in via temporanea. Sull'IVA, li sento anche questi discorsi. Io spero che diciamo, poi quando si arriva alla decisione politica non si faccia una scelta che considero suicida, perché se qualcuno no, perché se ne parlavo anche quando ero io al governo con Letta, facciamo il riordino dell'IVA, così mischiamo un po' le carte e non se ne accorgono che aumentiamo alla fine aumentiamo
Io penso che per quanta propaganda si possa fare, poi l'economia reale se ne accorge e il risultato sarebbe un risultato negativo. Quindi spero davvero che non si vada in quella direzione. Le questioni più politiche. Ma guardate, noi in questa fase vengono in modo ancora più evidente problemi che ci trasciniamo dietro da anni e che non sono nati col Partito Democratico. I partiti che hanno dato vita al Partito Democratico sono arrivati già molto spompati sul piano culturale. Quindi è un processo che va avanti da tempo. Tu dicevi prima perché una persona di sinistra che si ritiene di sinistra poi alla fine come dire, condivide politiche che non lo sono. Questo dipende dal fatto che nei 30 anni che abbiamo alle spalle c'è stata un'offensiva culturale, mediatica, accademica travolgente, no? Che non è che è di questo, ma penso anche all'Accademia. Io quando parlo con questi ragazzi operatori dei mercati finanziari, no? Che muovono un sacco di miliardi da Londra, da New York, da Hong Kong, e questi ti ripetono a macchinetta, no? Devi tagliare, devi precarizzare il mercato del lavoro perché così cresci. Cioè, lo dicono in buona fede, sono cresciuti, si sono formati con quei modelli in testa, ed è drammaticamente difficile riuscire a fare un discorso pubblico che sta fuori quella gabbia, perché quando lo fai o non vieni capito o vieni considerato un marziano, no? Perché sei uno strano, un conservatore, se dici che se tu tagli la spesa di 10 miliardi e tagli 10 miliardi di entrate e le tasse, in una situazione di recessione come questa l'effetto non è positivo, l'effetto è negativo purtroppo, anche se intuitivamente, no, per come siamo stati abituati a pensare, la spesa ha un impatto zero, addirittura negativo sul PIL, mentre la riduzione di tasse ha un impatto positivo. Poi i paper del Fondo Monetario Internazionale, che ovviamente non cita nessuno, ti dicono là che il moltiplicatore della spesa è 3-4 volte il moltiplicatore delle entrate, per cui se tu dai 80 euro e però per dare quei 80 euro tagli 10 miliardi la spesa, è evidente che gli 80 euro fanno bene a chi li riceve, non c'è dubbio, ma a livello macroeconomico quella roba là ha un effetto negativo. È così, mi dispiace, quando provi a dire questo in un talk show a qualcuno, pensano che sei anti-renziano, che appunto che gufi, che vuoi boicottare il governo, sei rosicone, vuoi boicottare il governo. Poi appunto siamo partiti all'inizio dell'anno, le previsioni erano di un PIL a più 0,8, finiamo l'anno a meno 0,2 o a meno 0,4, come dice l'OCSE. Quindi il PD sta dentro, e chiudo, il PD sta dentro questo passaggio, che è un passaggio difficilissimo, e noi dobbiamo fare battaglia politica. Prima ho fatto una battuta sulle dimissioni paradossali, ma voglio fare battaglia politica dentro il Partito Democratico. Io credo che alcuni di noi, e non penso che sarò il solo, noi ora prepariamo emendamenti insieme a tutti i vari pezzi del PD disponibili, cercando di stare sul merito e non di associare pezzi sulla base di come si sono comportati al congresso, ma stare sul merito. E proporremo degli emendamenti che sono quelli che vi raccontavo prima. Se c'è chiusura su quegli emendamenti, alcuni di noi non li votano. Alcuni di noi non votano quel provvedimento. E poi discutiamo. Io non vedo neanche come una bestemmia la possibilità di fare un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico su un tema così importante. Non lo so, perché non possiamo fare un referendum? Perché non possiamo? No, vedo che si sono spaventati tanti al governo. Perché non possiamo fare un referendum tra gli iscritti del Partito Democratico su un tema capitale per il PD? Però
evidente, guardate, che questa battaglia culturale e politica, e mi fa piacere appunto stare qua, ci vengo volentieri, non è che può fare qualcuno a Roma, cioè dobbiamo farla insieme, perché sennò non si va da nessuna parte. Cioè c'è bisogno che sul territorio, nell'ambito professionale in cui si opera, ciascuno per il suo pezzo, bisogna farla insieme questa battaglia, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Non è che con un comportamento parlamentare, che poi ovviamente ci deve essere coerente, però io spero che in questo passaggio ci sia anche una ripresa di iniziativa nei territori, più o meno spontanea, perché il partito è nelle condizioni in cui sappiamo, in alcune parti può essere più organizzato, in altre meno, però ecco, ci vuole una mobilitazione culturale, politica, organizzativa ampia, altrimenti non è che qualcuno di noi là riesce a spostare granché. Però appunto vi ringrazio, perché incontri come quello di stasera mi danno grandissima energia. Sul Senato. Ah, giusto, è vero. Sul Senato io ho sempre visto insieme Senato e legge elettorale. Non ho particolari problemi a un Senato che non abbia l'elezione diretta, nel momento in cui specifichiamo le funzioni tra Camera e Senato, in cui il Senato non dà più la fiducia al governo, quindi il Senato diventa il luogo della rappresentanza delle autonomie territoriali e delle garanzie, quindi non ho problemi su questo. Ho qualche problema col testo uscito dal Senato per quanto riguarda le garanzie, per esempio la platea degli elettori del Presidente della Repubblica, che così consente a una minoranza col premio di maggioranza di nominarsi anche il Presidente della Repubblica e quindi parte della Corte Costituzionale, quindi questo è un punto che alla Camera proporremo che venga modificato. Poi il combinato disposto con la legge elettorale, tu non puoi avere un Senato senza elezione diretta e i parlamentari nominati, perché a quel punto non c'è più un bilanciamento, un controllo, quindi per me è decisivo che cambi la legge elettorale, troviamo il modo, se le preferenze, se la doppia preferenza di genere non va bene, facciamo i collegi, però l'ipotesi furbetta che Verdini propone, che i nostri condividono, di avere così tanti collegi, il capolista nominato e gli altri invece con le preferenze, vuol dire che oltre la metà anche di chi arriva prima sono parlamentari nominati, se arrivi secondo sono tutti nominati, quindi a Berlusconi gli va bene, perché siccome arriva secondo si nomina tutti i suoi, noi ce ne nomineremo un po' di meno, ma comunque avrai un gruppo parlamentare che a maggioranza sarà di nominati. La soluzione furbetta di Verdini e di qualcun altro dei nostri a me non va bene, quindi ci vuole, troviamo il modo, ma dobbiamo fare in modo che i cittadini scelgano i parlamentari e il parlamentare risponda a chi lo ha... Quindi elezioni dirette anche del Senato? No, il Senato, ripeto, il Senato non dà la fiducia al governo. Il Senato è diretto da parte dei cittadini. Per la Camera. Solo, e tu sostieni così. Io, la mia opinione è questa, che si può, perché altrimenti trovo complicato disconoscere a chi viene eletto direttamente anche la funzione di dare la fiducia al governo. Cioè, dobbiamo essere coerenti, almeno io la vedo. Qui c'è, se la Camera fondamentale, la Camera politica, la Camera di governo è una, in quella ci devono essere i parlamentari però eletti. Sì, ma in quel caso bisogna che non solo ci siano le preferenze, e poi la mettiamo col premio di maggioranza e con i soldi. Poi questo, questo è un punto. Perché o la Camera è veramente rappresentativa, sono assolutamente pluralista, eccetera, assolutamente. Se no, ma infatti non l'ho citato perché mi pare che su quello si vada sul premio. Si vada sul premio, la soglia del premio dovrebbe essere innalzata al 40. La soglia... Sì, però se mi ha fatto il doppio turno, quel 40 serve a poco, perché poi al doppio turno... E qua apri un capitolo, io ti seguo, dopodiché però sono un pezzo del partito e so che devo anche fare compromessi, non posso, e ti seguo, verrei dove mi vuoi portare tu, però 5% come soglia di sbarramento...
no? Allora, chi ci volesse seguire, stiamo per andare alla Festa dell'Unità. Alle 9 Stefano avrà il dibattito con Taddei. Quindi se qualcuno vuole salutarlo velocemente...